le nostre proposte. Composizione di divano tre posti e due poltrone per una casa super moderna a soli 790 euro. Divano tre posti con relax elettrico e penisola con un grande boss contenitore a 1390 euro. E ancora divano tre posti che all'occorrenza diventa un comodo divano letto con la penisola a boss contenitore e con i braccioli e poggiatesta regolabili a soli 1490 euro. E poi letto con boss contenitore elettrico comodissimo a 1390 euro. Letto una linea moderna completamente sfoderabile, ma guardate un po' che eleganza, a soli 790 euro. E ancora un letto con lo schienale regolabile con una funzione di un comodo portaoggetti a 990 euro. E infine poltrona relax, due motori più il movimento alza persona, con kit roller, doppia pediera, con la posizione Total Relax TV a soli 890 euro. Una poltrona con dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria. Queste sono solo alcune delle nostre proposte, ma le promozioni sono veramente tante e vi ripeto, è tutta merce in pronta consegna e in pochi giorni a casa vostra. E se non potete venire nei nostri punti vendita, chiamate, informatevi, il servizio a domicilio è a vostra disposizione, prenotate una nostra visita a casa vostra. Vi aspetto con i pagamenti rateali personalizzati senza interessi, con la verifica misure, consegna, montaggio, smaltimento usato e con tutta la professionalità che ci contraddistingue. Scegliete Mondoflex, perché Mondoflex fa la differenza. Sarà fatto. Termina la decima giornata con la vittoria della Lazio, buonasera a tutti, ma contro Fiorentina per 1-0 con il rigore di Immobile, 0-3 dell'Atalanta ad Empoli, ma è chiaramente una serata incentrata sul post Inter-Roma, sul post Napoli-Milan. Partiamo prima da uno degli argomenti che aveva tenuto più banco per tutte le settimane che hanno preceduto la partita. Lukaku ieri non è neanche sceso in campo, facendo felici un po' tutti i tifosi, a parte gli scherzi, ha toccato probabilmente 8 palloni e Thuram col gol all'81esimo ha definitivamente spazzato via qualsiasi velleità nei confronti dell'attaccante belga. E poi chiaramente parleremo del Milan, perché è una situazione non difficilissima, però che sta iniziando a diventare parecchio complicata. Il pareggio di ieri sera sopra 2-0, la rabbia di Leo e Giroud ai cambi, ma poi abbiamo il bello di notte, Esteban Cantella! Hai detto Esteban, perché è un omaggio al nostro cambiaso. Eh sì. E il Cucciu. Grandissimo giocatore. Meraviglioso. Io ogni volta che lo vedo entrare in campo, purtroppo dalla panchina a partita in corso, mi esalto. Perché effettivamente la partita cambia quando entra lui. È cambiata anche grazie a Chiesa. E ma chissà perché Allegri ci deve condannare a 60-70 minuti di oscenità prima di mettere in campo quelli bravi. Non gli va mai bene niente, Cantella, che la Juve vinca. E nell'oscenità di quei primi 60-70 minuti ci metto dentro lui, no, l'irreprensibile Dusan Vlahovic. Hai visto che pallone ciccato davanti alla porta? È imbarazzato, è ridicolo veramente. Perfetto, bene. Ha sempre grandi parole. Chiaramente, ragazzi, non ci siamo dimenticati, perché ci sarà anche una parte verso la fine dedicata al pallone d'oro a Messi. Ottavo pallone d'oro, il calciatore più forte. Buonasera, Garioni. Più forte di sempre, ma ve lo chiederemo soprattutto a voi. No, se secondo voi è il più forte di sempre. A me non me ne frega niente se è il più, se è il più forte di sempre. Però questa è, posso dire, una mafia, quella del pallone d'oro. Va bene, ne parleremo dopo, anche perché sì, Fagioli ha appena quasi rinnovato con la Juve, se ti interessa. Ah, premiamolo pure. Buonasera! Marika Fruscio, condannata fino al 45esimo, ma poi è risorta e ha quasi inferto il colpo del 3-2 con Kvicha.
Diciamo che a Garcia il 4-3-3, buonasera, a Garcia il 4-3-3 non piace. Quando passa al 4-2-3-1 qualcosa di meglio si vede, e abbiamo rischiato anche di vincerla, sì, con l'ultimo nel recupero, con il tiro di Kvaratskhelia, che poteva essere veramente il colpo definitivo per una grande rimonta. Però, insomma, primo tempo regalato, mi ha fatto niente. Secondo tempo, meglio. Meglio. Allora, lui aveva previsto, prediletto un 4-1 dell'Inter. È arrivato questa sera tronfio perché ha segnato il suo Thuram. Buonasera! Cosa stai facendo? A Davide Carrieri. Buonasera, Carrieri. Buonasera a tutti. Andai più! Andai più! Ciao! No, dove sei finito? Dove sei, pagliaccio? No, no! Dimmi, dove cazzo sei? No, quante palle hai toccato? No, che non siano le tue! Carrieri, se ce le hai! No, Carrieri! Buonasera Carrieri, a tutti! Carrieri, Carrieri! Allora io ti chiedo una cosa. Buonasera. Questa te la sei preparata e no, va bene. No, no, ah, è improvvisato. Io, allora, lo sto aspettando da domani sera, no, questo momento. Ma da domani sera? Da ieri sera, scusate. Da ieri sera. Ma perché lui vive già nel futuro? No, perché... Era quel noto, quella era... No, quella... no. Che nuova il giorno, no, il giorno dopo. Lo spiego a tutti, perché è da venerdì che stiamo preparando sta cosa, per cui già per me venerdì con l'Attuada, con la sapiente regia di Nicola L'Attuada. Sì, hai ragione, perché domani questo sfogo, esatto, assolutamente estemporaneo, lo troverete sul canale YouTube. Ma questi due cretini si sono preparati prima sta roba? E da quanto? È impazzito, hanno ragione, è impazzito, c'era gente che stava dormendo e l'hai svegliati. L'ho svegliata, vabbè. Poi... Allora, vabbè. Cosa avete dato da mangiare a Carrieri stasera? Se te lo potessimo, meglio che voi non lo sappiate. Cosa ha fatto prima e me, peggio mi senti. Allora, buonasera da Alessandro Crivelli, ciao Ale. Ciao, buonasera a tutti e... Voglio dire una cosa riguardo alla partita del Milan, che più che il cambio tattico di Garcia è stato Pioli che ha fatto questo bel risultato. E quindi Pioli out. Sono Pioli perfettamente out. D'accordo. Va bene ragazzi, allora mi fa piacere che ci state già scrivendo, la maggior parte dei messaggi non arrivano nessun Turam. Mi faceva prendere uno strizzolo. Nessuna a Juve. Momenti, Pioli. A me lui mi ha fatto prendere uno strizzolo adesso, ma mi sta ancora le coronarie qua. Mi fa piacere che i messaggi che stanno arrivando non c'entrano né la Juve, né il Milan, né l'Inter, né il Napoli, Carrieri. Ma stanno prendendo per il culo il Catanzaro. No, perché? Perché ha perso col Como. Solo che fa Simone Verdi, ciao Giallo, ciao Nicola, ha meritato il Como. Allora, ragazzi, noi dobbiamo catapultarci su un Carrieri che è particolarmente agitato. Voglio partire da Marica, perché a questo punto è chiaro, e poi chiedere a Gabri, Ale, poi Carrieri con calma, riprenditi e cerca di stare un po' più sono tranquillo. Sono calmissimo, dai. Ma insomma. Marica, Thuram asfalta Lukaku, è la vittoria di Marotta, lo possiamo dire definitivamente? Sì, diciamo che ha trovato anche terreno molto fertile, perché la Roma non ha fatto assolutamente niente, si è difesa, non ha tentato praticamente la giocata, forse Mourinho è andato lì proprio per il pari, se l'è giocata proprio per il pari. Gli stava riuscendo, poi dopo naturalmente la giocata di Thuram ha cambiato le sorti della partita. Lukaku ha toccato praticamente zero palle, non ha avuto modo neanche di far capire la sua presenza in campo. 13, nel primo tempo 13 tiri verso lo specchio della porta per quanto riguarda l'Inter, 0 per quanto riguarda i tiri della Roma, che è arrivato il primo tiro della Roma a metà del secondo tempo con Cristante, poi il nulla cosmico. Quindi insomma una partita dominata dall'Inter sotto il punto di vista del gioco, delle occasioni, ma soprattutto una Roma inesistente. Veramente, neanche i lanci lunghi a Lukaku sono riusciti a creare qualcosa di positivo lì davanti, ma soprattutto la tattica, la strategia di Mourinho non è servita, perché attirare l'Inter nella propria metà campo per poi ripartire non è riuscita in nessuna parte della partita. Quindi praticamente tatticamente Mourinho ha perso, ma ha vinto l'Inter sotto tutti i punti di vista. Ha vinto l'Inter. Voglio passare ad Ale. Tra l'altro oggi ci sono state diverse polemiche da parte di Mourinho sulla partita, quando doveva essere giocata, perché doveva essere giocata. Ale, passo a te. Ora parliamo, atteniamoci più che alla partita. Marica ha fatto un resoconto della partita, certo, dettagliato. Stiamo su Lukaku. Io vorrei chiederti, ma
perché adesso Davide prima ha fatto un'esternazione un po', un po' tanto sì, colorita, però, però è quello il messaggio che molti hanno lanciato. Ma Lukaku è veramente quel giocatore, lasciate perdere la forza, ma a livello mentale così forte come si poteva pensare? Cioè lui ha sofferto il fatto che la Roma fosse tremendamente più scarsa dell'Inter, o anche se la Roma fosse stata più in partita non avrebbe fatto, cioè avrebbe comunque fatto male, perché a livello mentale non è così forte? Ma guarda, secondo me psicologicamente Lukaku non è forte, e ci sono anche altri vari avvenimenti del passato che lo dimostrano. Secondo me, anche se la Roma avesse giocato un altro tipo di calcio per lui, lui non era in serata. Comunque si è visto anche quei pochi palloni che ha toccato, e secondo me ha fatto una tattica per non farsi fischiare, diciamo così. Sì, no, non che la Roma gli avesse dato una mano, no, infatti, effettivamente chiaramente da solo. Infatti, la Roma l'ha detto senza Lukaku, sì. Una Roma alla zona retrocessione. Beh, la Roma forse è anche un po', tra virgolette, giustificata dalle tantissime assenze, sì. Almeno 7 assenze. Sì, Marca, ho però capito. Anche, però scusami, anche quando nel finale la Roma ha cercato di dire qualcosa inserendo 3 punte, quindi con Azum, Bellotti, esatto, e Lukaku, non ha combinato niente. Nulla, quindi nulla. Questo vuol dire che anche quando la Roma aveva deciso probabilmente di svegliarsi, poi alla fine non è riuscita a concludere, cioè, niente. Marca, che la Roma fosse palesemente sfavorita anche in virtù dell'assenza lo sapevamo, ma anche il Sassuolo e il Bologna che sono venuti a giocarsela a San Siro non erano più forti della Roma di sì, ieri, però è quella dimostrazione che la partita comunque la puoi giocare. Assolutamente. Gabri, chiedo a te, perché sì, il modo di giocare che ha la Roma molto spesso ricorda quello che ha la Juve, però quindi io, non giocare sì, però aspetta, però c'è una grandissima, ci sono delle grandissime differenze. La Juve non rischia tutto quello che ha rischiato, no, però ieri secondo la me Roma. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, nella Juve c'è maggior coesione tra squadra, sì, allenatore, sì, è più è molto più squadra, mentre secondo me sono il ciclo d'accordo. Mourinho è, si vede che è il terzo anno di fine ciclo, dove secondo me la Roma rischierà molto di peggiorare ma, la sua stagione da qua fino però, a fine. Però rifacciamo un passo indietro, cioè noi non pensiamo alla partita, stiamo su Thuram e su Lukaku. Cioè alla fine, Gabri, Thuram, mi sta venendo in mente tutte le partite, ma non solo la quantità di gol che sta facendo, ma sono tutti uno più decisivo dell'altro. Il Benfica. Dici bene. La Roma. Poi c'è stato un risultato. La Fiorentina che sblocca il risultato, ma ce ne ha fatto qualcun altro. Col Torino che sblocca il risultato. Col Toro che sblocca il risultato, esatto. Una partita che era diventata complicata perché il Torino si era messo bene, lui fa gol. Cioè, è veramente tremendamente più decisivo di Lukaku. Allora, io molto spesso non sono tenero con Marotta, però quando Marotta fa qualcosa per cui gli vanno fatti i complimenti, io non glieli lesino, glieli faccio. Perché questa è davvero la vittoria di Marotta, come giustamente recita il nostro titolo. Si pensava ad un Inter indebolita dopo la partenza di Lukaku e invece un Inter sensibilmente rafforzata dall'arrivo di Thuram a parametro zero, ricordiamolo. Perché sai, non sono solo i gol che di Thuram mi stanno impressionando, molti decisivi, lo ricordava Gianluca. È anche il lavoro sporco che fa e anche il supporto che dà a Lautaro, che ha segnato molto, certo, di più, ma molto spesso proprio per l'aiuto che gli dà Thuram. Questo è un calciatore completo. E alla prima andata in Serie A non è mai facile per nessuno. Ma infatti Gabri, è proprio lì che volevo arrivare. Non so neanche dire se è più forte o meno forte di Lukaku, anche perché sono due giocatori diversi. No, ma infatti io non lo paragono. E Lukaku mi aspetto che ne faccia di più, anche perché... è l'impatto che Thuram sta anche perché sta facendo bene, perché fino a ieri aveva comunque la media di un gol a partita. Sì. Ma Thuram è molto più funzionale per il gioco dell'Inter di quanto non lo era stato l'anno scorso e non lo sarebbe stato Lukaku. Quello indipendentemente da chi sia più forte o meno forte. No, 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 ma io infatti non faccio un paragone tra i due, anche perché, come dicevi tu, sono due attaccanti completamente diversi per caratteristiche. Io faccio un plauso all'impatto che ha avuto Thuram in Serie A alla sua prima stagione in così poco tempo, perché alla fine già... Esatto. Allora, dai, vi leggo qualche messaggio perché ci stanno scrivendo già in tantissimi. Thuram è davvero fortissimo, ma il lancio di Aslan e il traversone di Di Marco sono stati all'altezza dell'attaccante. Lukaku nei big match è sempre stato questa roba qua. Solo col Milan ha fatto cose importanti, ma con la Juve non l'ha mai presa. Lukaku è scarso, scrive Gerardo, ci ha fatto perdere 2 coppe. Tifoso interista, il pagliaccio sei tu, Carrieri, giusto. Cantella, sì sì, è scarso Vlahovic, dallo pure a noi del Milan, visto che te ne intendi di pallone, ma lascia stare. Sì, sì. E niente, eccolo qua. Infatti, prendetelo. E niente, non si parla di Juve neanche se lo pagate. Prima...
vado a prenderlo a Torino e lo porto qua, qua a Milano, non c'è problema. Se lo pagate. Io, guarda, io vi voglio bene, però arrivo un messaggio e niente. Non si parla di Juve neanche quando è prima in classifica, dopo 3 anni, anche se per una notte, e infatti non è più prima. E quando viene palesemente derubata, si preferisce parlare di Lukaku. Milan Inter Channel sempre peggio. Buonanotte. Ma qua penso che il Webestiano stasera è bello schierato, bello sì, in forma. No, ma più che altro a parte il fatto che è durato, abbiamo iniziato da 13 minuti la trasmissione. Quindi non sapevo neanche noi dove dobbiamo andare, perché noi siamo un po' così, diciamo... Abbraccio. E nei primi 3 dovevate riprendervi dal mio sfogo iniziale. Esatto. È stato un inizio un po'... Magari dopo ne parliamo di Juve, però dopo che ci hai detto così decidiamo proprio di non parlarne, di tagliarla fuori. Ma Lukaku non doveva fare doppietta a San Siro, Matteo? Siamo venuti fin qua per vedere segnare Thuram, Gabriele. Continuo a pensare che se Lukaku non avesse fatto il cattivone, perché ha scritto una parolaccia, questo campionato l'avremmo vinto a febbraio. Con la Roma senza mezza squadra, scrive Giampiero. Poi c'è qualcuno qua che scrive dei buchi sono stati detti a Lukaku, io non li ho sentiti personalmente, però magari è andata così, penso che poi comunque la giustizia farà il suo corso. Ricordate l'Inter come trova squadre come il Sassuolo, il Real o il Salisburgo che giocano a calcio, la grande Inter sparisce. Sì, Francesco, però con la Real Sociedad ha pareggiato ed è prima in classifica, Salisburgo ha vinto, con Sassuolo è vero che ha perso, ne abbiamo parlato anche per diverso infatti, tempo. Con la Real Sociedad è l'unica che è stata messa sotto per un'ora abbondante sul piano del gioco e dell'intensità. Quella infatti secondo me è stata un'eccezione in negativo. Poi qualcuno gli dice Lukaku doveva venire alla Juve, invece ha preferito andare alla Roma. E poi qualcuno gli dice quale vittoria di Marotta. È chiaro. Non ha preferito, non è riuscito a vendere Vlahovic. Non è, ecco, che preferito. È chiaro che sia una tra virgolette provocazione, perché non penso che l'Inter sia rimasta bene dal trattamento che ha ricevuto da Lukaku. No, ma poi alla fine gli è convenuto. In questo senso è una vittoria di Marotta. Però poi alla fine, voglio dire, penso che conti la mano, non sia andata male all'Inter. Direi di no, poi adesso dico finora, perché adesso poi la stagione è lunga. Va bene, facciamo così allora, andiamo in pubblicità, perché altro che Lukaku, Thuram decisivo, i tifosi congolano sono tantissimi, coloro i quali ci stanno scrivendo di Thuram e del confronto con Lukaku. Tra poco abbiamo uno Skype con un grande tifoso dell'Inter. Ma stavo guardando in bassa frequenza la cerimonia di premiazione del pallone d'oro. Arrivare. Quando lo ha ricevuto c'erano tutti lì in piedi che ridevano, applaudivano, quasi si inchinavano. Ho capito, ma invece di incazzarsi... Che gliel'hanno turlupinato i vari Haaland, i vari Mbappé. Vabbè, dai, ne parleremo dopo. Non cioè, sono si dovrebbero incazzare a morte. Non sono d'accordo su sta cosa. Come non si dà? Bene, almeno arricchiamo l'ultimo quarto d'ora, ne parleremo dopo. Che lo svisceremo bene. Ma sta facendo solo lui comunque. Lo svisceremo meglio. Puoi dare anche la pubblicità. Ma ha una scaletta lui scritta. Dai la pubblicità. Ragazzi, non andate via. Tra 2 minuti ritorniamo. Ed è una minaccia. Siamo non, è un consiglio, non è una minaccia, è una promessa. Puoi andare lì nella regia, Gianluca. Sei carrierista. Ma dalla tuta. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Fastweb presenta Missione Convergenza. Per restare sempre connesso e fare tutto ciò che vuoi. Passa a Fastweb. Scegli la fibra ultraveloce a €22,95 al mese. Con Fastweb. Tu sei futuro. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Classico. Lungo Parma. Su Star Casino Sport trovi news, gossip, esperienze esclusive. Cerca Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni.
Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Rieccoci con Calcissimo. Allora, dai qualche messaggio. L'Inter investe 58 milioni di euro su Thuram tra commissioni e ingaggio lordo, e i famosi 35-40 li investe per Pavard a fine mercato. Lukaku emette un solo post sulle bugie, l'Inter ha narrato dall'inizio, non ci vuole uno scienziato per capire che non faceva più parte del progetto tecnico. Beh, io Nico posso anche seguirlo, però se fosse così perché allora... Cioè, a me piacerebbe capire questa cosa, Davide. Ma tu eri allo stadio e sì, c'era proprio un polso davvero molto molto anti-lukakiano. Ma quindi vuol dire che un pochettino fastidio ha dato, perché a un certo, certo punto, no, a un certo punto è passata la retorica che è la Roma che ne sta parlando, quasi come se volesse tirar fuori lei il problema, e l'Inter si sta spostando, sta declinando la questione, eccetera eccetera. Poi però quando è entrato in campo non mi sembra che gli abbiano riservato coriandoli o indifferenza. No, ma il fatto che il giocatore si sia comportato male è fuori discussione, a maggior ragione perché adesso non so se proprio l'ha fatto scientemente, dubito che abbia questo quoziente intellettivo per pianificare tutta questa strategia, ha danneggiato il mercato dell'Inter, perché poi magari non sarebbe cambiato niente, ma secondo me, qualora sapevi già che non avresti investito i soldi per Lukaku, magari con Dzeko portavi avanti il contratto di un anno, o comunque magari ci forse pensai, è volte, meglio così, però. Ci pensai due volte per rivendere un anno. Non ho detto che sia andato meglio o peggio, però sicuramente il mercato dell'Inter, almeno sul fronte attaccanti, è stato scombussolato. Poi il fatto che Marotta abbia saputo, che la dirigenza dell'Inter abbia saputo rimediare la questione, no, facendo l'investimento sulla difesa, aspetta, salvando quindi e riabilitando di fatto il mercato, un altro discorso. No, rimediato è una parola grossa. Io ho fatto i complimenti a Marotta per aver pescato Thuram, però comunque Marotta si è presentato con Sanchez e Astronautovic. Vabbè, ce l'ha ancora. E queste sono due macchie, vabbè, ma una volta, secondo me, gravissime. Gabri, ma una volta che riparte Lukaku, anche vedendo che non siamo proprio in un periodo di congiuntura favorevole riguardo agli attaccanti, qualsiasi altra scelta sarebbe stata nettamente inferiore. Ti faccio anche passare Astronautovic, però... Però Sanchez fa ridere. Un anno prima tu l'hai dovuto pagare per mandarlo via. Ti ha fatto saltare Dybala e lo riprendi dopo un anno, più vecchio di un anno. Sì, ma costava la metà come ingaggio e l'ha preso al posto di Correa. Allora, abbiamo uno Skype a cui dare anche riferimento. Settimana scorsa abbiamo avuto dei problemi di collegamento, ma questa volta mi sembra che sia, oddio, più vivo che mai. Buonasera, Diego Ligorio! Ciao, Diego! C'è il fischietto pure lui. Lui ce l'ha vero, però. Ciao belli, ciao a tutti, buonasera a tutti. Meno male, Diego sarebbe l'ignorante, scusami, il francesismo che uso, di cui avremmo bisogno. Buonasera, Diego! Ragazzi, facciamoci rimborsare tutti i fischietti da Acerbi. Bisogna farsi rimborsare da Acerbi, perché alla fine sono serviti a pochissimo. Un saluto a tutto lo studio. Ciao. Un saluto a Chantel, un saluto. Ciao, Dieguito. C'è chi ha il pallone d'oro, c'è chi ha la marica d'oro, marica tutta dorata. Ragazzi, io mi sono messa questa maglia proprio in onore del pallone d'oro. Di siamo una bella coppia, secondo te, Luca? Diciamo che io ne posso portare pure due di pallone al posto di uno. No, ecco, va bene, grazie. Se non ci mette sempre la stilettata un po', diciamo, corpulenta, non è lei. Senti, Diego, allora. Se l'è messo nel taschino a Acerbi. Io però ti dico la verità, Diego. Secondo me se lo marcava anche Cantella ieri sera, anche te, anche Carrieri, anche Alessandro Crivelli, nonostante la sua stazza, anche la Fruscio, ieri non faceva niente, perché a me è sembrato proprio un pesce fuor d'acqua. Personalmente no, parlo io. Sì, sì, al di là dell'ex 90 è proprio il gioco della Roma che è un gioco così... Anche quando hai titolari, insomma, non è questo gioco spumeggiante, quindi a maggior ragione con quei titolari che mancavano. Lui che durante il riscaldamento era lì che sorrideva, quindi tanti pensavano, vedi, in realtà se la fa scivolare addosso, in realtà no, perché poi quando è rientrato la faccia era totalmente cambiata
e lo si è visto anche in campo, quindi come nelle favole, perché dopo tutto quello che è successo andiamo a portare a casa i 3 punti con una super prestazione oltre al gol di Marcus Thuram, quindi la miglior vendetta, ecco. La miglior vendetta. Senti Diego, ma tu stai parlando anche un po' delle facce e tutto. Io lasciamo perdere poi quello che ha detto Mourinho a fine partita sugli ammoniti. Cioè, io ti giuro, certe volte alcuni allenatori fatico anche a comprendere quello che dicono, perché per me sono delle dicono delle cose che non stanno in cielo né in terra. Cioè, ma come puoi parlarmi degli ammoniti dopo che non hai fatto manco un tiro? No, ma anche perché Gianluca, se parliamo degli ammoniti, allora la Roma al 55esimo doveva essere in 10, doveva essere, che c'era una punizione proprio su Thuram al limite dell'area con Paredes già ammonito e stava entrando in area di rigore, quindi fa veramente ridere sta cosa, dai. Uno farebbe, ma non solo Mourinho, io lo dico anche quando magari Inzaghi o soprattutto Conte, allenatori che non si prendono mai le proprie responsabilità, ci hanno asfaltato, sono stati più bravi e punto e stop, cioè si può anche dire. Senti Diego, a questo punto l'Inter diventa chiaramente, ora tralasciando l'argomento Lukaku che abbiamo approfondito, di cui tu ci hai parlato, e poi effettivamente cos'è che ci sarebbe altro da dire, perché oggettivamente la partita di Lukaku è stata, ha toccato 6 palloni, boh, 5 palloni, non so neanche quanti ne abbia toccati, quelli 16, che ha toccato pure 16 palloni, sì, ho capito, dei 16 palloni che ha toccato, ragazzi, non ha fatto una sponda, non ha tenuto una palla, non gliel'hanno mai lanciata, ha fatto l'unica smistata dove poi c'è stata il Sharawi, quella della punizione, quella che ha tirato Paredes, che l'ha tirata addosso, cosa fai Fruscio? Sì. No, sentivo un suono strano. La Fruscio sentiva un suono strano, Diego. Si è svegliato dal torpore quando ha sentito il tuo fischietto. Ma non sei tu, era il mio orologio che stava suonando, perché ancora pensa che è 1 di notte, perché ancora non ho cambiato l'orario, tutto qua. Senti, Diego, ma a questo punto, ormai Lukaku è andato. Dai, dimmi, sbilanciati un po'. Qual è la squadra che ti fa più paura? Per me la squadra che mi fa più paura è la stessa Inter, la mia Inter, perché l'Inter è 2 anni, allora l'anno scorso il Napoli ha spaccato il campionato, però a un certo punto l'Inter quando batte il Napoli va a -8, secondo me se non fa quel pareggio a Monza qualcosa può dire anche il campionato dell'anno scorso, 2 anni fa non ne parliamo perché eravamo in vantaggio di 7 punti. Se l'Inter quest'anno secondo me è ancora più completa, l'abbiamo visto anche ieri. Diego, lo stesso Aslani, ti devo correggere leggermente, questa creatura misteriosa sul quale io punto da 2 anni, io l'ho visto a Inter Empoli 2 anni fa, mi ha fatto gol contro, perdevamo 2-0, quella partita abbiamo vinto 4-2 e quando l'Inter l'ho preso ero contentissimo, quindi il gol viene da un lancio stupendo di Aslani. A momenti facciamo il secondo gol con Carlos Augusto, quindi hai delle seconde, Frattesi, tutti possono essere titolari, quindi deve essere bravo il mister e ripeto, vedi com'è l'Inter, cioè ti fai i partitoni, poi col Sassuolo, col Bologna vincevi 2-0, pareggi 2-2, e mi fa più paura l'Inter a me. Poi le squadre, vedi, la Juve nessuno ne parlava, io dicevo guardate che non ha le coppe, ha ragione Marotta. Non è un mettere le mani avanti, ci può stare come discorso, anche se non ha una rosa magari forte come quella dell'Inter a livello di nomi. Il Milan, che ieri comunque vinceva 2-0, io non l'ho vista, però so che il primo tempo ha dominato, è rivenuto fuori poi il Napoli, è difficile, è lungo il cammino e poi, insomma, l'ha detto anche Inzaghi, lui vorrebbe andare avanti ancora su 3 fronti in tutte le competizioni. Io a un certo punto mollerei qualcosa. Farei tu così. Molleresti qualcosa? Senti, Diego, qua ti leggo qualche messaggio, perché qualcuno, Daniele, dice se non Taremi l'Inter deve prendere un centravanti di peso che faccia la terza punta retrocedendo Arnautovic e Sanchez. Sanchez ha segnato in Champions, ma le vedete le partite, dice David. C'è chi dice che non andavano presi nessuno dei due attaccanti. Ringrazierò per sempre Mourinho del triplete, ma ormai è diventato la parodia di se stesso, un po' come Ibra. Comunque oggi avete chiamato Dieck nel giorno del compleanno di Diego Maradona con Marica in studio, che combinazione. Fusce, vero? È vero, oggi è il compleanno di Diego. Ok, ma Marica stasera si è vestita come Michael Jackson, anche gli stessi capelli. Sì, a tratti sì, si è vestita come Michael Jackson. Senti Diego, prima di lasciarti, dai, tu prima parlavi di Aslani, ha avuto un grande ingresso in campo ieri di personalità, è un giocatore che si può ritagliare un bello spazio nell'Inter?
Guarda, io l'anno scorso chiedevo più presenze, dicevo dai, fallo giocare un po' di più sto ragazzo. In realtà l'ha impiegato veramente poco. Poi, sai, ti ricordi quel gol mangiato a Barcellona, quel famoso gol? Lì poi il ragazzo si è un po'. Lui ce l'ha queste giocate, lui ce l'ha anche questa personalità. Lo vedi anche in nazionale, gioca da mezzala e fa anche dei bei gol. Quindi può giocare nei tre ruoli di centrocampo, ma sta imparando assolutamente questo ruolo davanti alla difesa alla Ciala. È umile come ragazzo, è umile, però sta incominciando, vedi, non è la prima volta che entra così quest'anno, quindi vedo una Aslani diverso e può dare l'Inter a un centrocampo fortissimo. Io spero anche che Sensi ci possa dare. Sensi è fortissimo se sta bene e ce l'hai lì in panchina, mezz'ora di Sensi alla fine può essere veramente importante, quindi ripeto, un inizio. Io vedo tanti, qualche interista che ancora si lamenta. Non lo so, siamo primi in campionato, siamo primi in Champions. E l'anno scorso cosa facevano questi qua? Quindi io sono felicissimo per il momento. Poi ripeto, il cammino è ancora lungo. E i campionati e le sorti della stagione da marzo in poi si decidono. Allora, guarda, Diek, prima di lasciarti, c'è una domanda di Davide Carrieri. Ti vuole fare una domanda, Davide? Ciao, intanto piacere, Diego, io sono Davide, tuo fratello di tifo di Fischietti. Volevo farti una domanda più che tecnica, filosofica, che tutti noi abbiamo fiducia sul fatto che Simone Inzaghi sembra aver imparato da molti errori degli anni precedenti, ma non pensi che quest'anno lui possa percorrere il filo sottile che passa dall'essere il miglior allenatore dopo Mourinho degli ultimi 15 anni, qualora dovesse vincere lo scudetto in aggiunta alla finale di Champions e le altre coppette varie che ha vinto, oppure rischiare di diventare un allenatore, se non dovesse vincere il campionato, un allenatore abbastanza incompiuto, un po' come l'era stato Cooper 20 anni fa, quello dei. Quello, cioè lo sai, cioè penso che tu conosca la storia dell'Inter, non c'è bisogno che. Io ho iniziato ad andare allo stadio che c'era Ilario Castagnier, quindi abbastanza la conosco la storia. Guarda, Inzaghi, io sono 2 anni che lo dico, dopo il primo anno, era il primo anno, non gli potevo dire nulla, ho detto se vuoi fare l'upgrade, quell'upgrade è. Vincere il campionato, perché le coppe le aveva vinte anche con la Lazio, no? Contro la Juve, tra l'altro, perché era l'unica squadra che riusciva a vincere qualcosa oltre la Juve in quegli anni. A me sembra che sia migliorato sotto qualche aspetto, però vedi ad esempio, no? Anche i cartellini, ieri mi tiri fuori Pavard per quale motivo, che la Roma non attaccava neanche Pavard, era stato uno dei più pericolosi in area di rigore. Ha questa fissa ancora dei cartellini. Con i cambi invece ieri mi ha stupito, perché invece di fare i soliti cambi esterno per esterno, Di Marco me lo lascia finché non fa praticamente l'assist, e di solito l'avrebbe tolto prima, e mi cambia 2/3 del centrocampo, che sullo 0-0 togliere Mkhitaryan e Çalhanoğlu, insomma ci vogliono abbastanza cocones, diciamo così. Sullo 0-0. Non lo so, te lo dirò a fine anno, perché alla fine poi sarà la cavalcata finale che sancirà se ha fatto questo upgrade, perché gli manca lo scudetto. Lascia stare la Champions, quello è stato un anno particolare l'anno scorso. Però insomma arrivaci, cioè, è stato anche se non è sfociato con la vittoria della Coppa, è stato un risultato eccezionale. No, assolutamente, però lui si è dimostrato che in queste partite, diciamo, è uomo di Coppa, è stato soprannominato così. Tu devi dimostrare adesso che devi vincere lo scudetto, te la giochi fino alla fine, e contro squadre fino alla fine, e contro squadre meno forti di te nella partita da dentro fuori l'Inter non sbaglia, questa è l'impronta principale che ha dato finora. Va bene, Diego, esatto. Devo lasciare perché ho un tassativo di pubblicità. Grazie a Diego Ligorio, la sua fischiettata Inter contro Lukaku. Grazie Diego, allora facciamo così, andiamo in pubblicità perché poi dobbiamo iniziare a scoperchiare il vaso di Pandora in casa Milan, tensione Milan, Leao e Giroud contro Pioli, a tra poco, pubblicità. Potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Il futuro è quello che ti fa svegliare al mattino e ti tiene compagnia fino a sera. È quello che ti rende diverso dagli altri e uguale solo a te stesso. Il futuro lo fai scelta per scelta, a cominciare da chi avere accanto per arrivarci. Tu sei futuro.
Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. L'inverno sta arrivando. Il servizio di tutela sta finendo. Ma c'è chi dorme già sonni tranquilli con A5. Luce, gas e servizi del tuo territorio. Tutta la nostra energia per la serenità tua e della tua casa. Scopri di più nello spazio A5 più vicino a te o su a5.it. Dormi sonni tranquilli. A5 è con te. A5, energia che unisce. La comparazione di quote per gli amici di Betway, bonus benvenuto casino fino a 500 euro col benvenuto sport fino a 50 euro, Sisal 5 euro senza deposito più il bonus fino a 1000 euro, Star Casino 0 rischi bonus fino a 200 euro di cashback bonus più free spin illimitati più 50 free spin senza deposito. Caro mio Alessandro Crivelli, adesso dobbiamo passare per forza al tuo Milan. Per forza. Dovrei essere un po' spietato, dovrei essere un po'... No, beh, spietato guarda, non per forza, però... Un'analisi dobbiamo farlo oggettiva della partita. Certo, certo. Allora, voglio fare un preconcetto. Allora, intanto 7 infortunati con infortunio muscolare in contemporanea. 3 in una sola partita e tutta la difesa fuori per questo motivo. È una situazione che sta accadendo non solo quest'anno, ma anche con l'anno scorso, con Pioli, ok? Quindi partiamo da questo che secondo me è inaccettabile, quindi penso che sia diciamo anche un discorso di preparazione a livello diciamo di allenamenti e comunque preparazione, perché tutti questi infortuni muscolari non li concepisco, ed è uno. Poi, come ti dicevo l'altra volta, secondo me c'è una spaccatura nello spogliatoio che, se l'avete letta con la partita appunto del Napoli, il cambio Giroud-Leao così è stato fatto secondo me per far Pioli, per far capire ai ragazzi che comanda lui, secondo me, io l'ho letta così. Sarebbe meglio se comandasse qualcun altro. Esatto, però. Esatto, e quindi secondo me è stato più, non dico un dispetto, ma è un dire sono io che comando qua, fate quello che dico io, e li ha tirati fuori nel momento in cui che avevamo bisogno di un Leao, perché comunque eravamo su una situazione... Vuoi provare a vincerla. Esatto, che vuoi provarla a vincere, c'hai un giocatore come Leao, che è vero che magari fino a lì aveva non messo il suo zampino alla partita, perché più che altro era stato Giroud, ma non puoi diciamo tirar fuori Leao, che era il più offensivo in quel momento. Poi andiamo anche lì, Krunic, continua a insistere su Krunic. Lo vediamo che è sempre sotto le aspettative. C'hai un Adli in panchina e non lo utilizzi, che secondo me è un giocatore che attualmente potrebbe dare qualcosa in più di Krunic. Cambio nel secondo tempo. Ma in generale, non so. Ma infatti, cambio nel secondo tempo. Pulisic che si infortuna, cosa fai? Metti dentro Romero, giusto? Quello sì, qua non l'ho capito. Ok, ma cavolo, piuttosto metti Adli, sposti Musa al posto di Pulisic, cioè c'hai un Milan un po' più offensivo e con giocatori con caratteristiche un attimino migliori di un ragazzino che ancora non è entrato e non entrerà, secondo me, sulle aspettative di un Milan, insomma. Quindi... Guarda, io non so più cosa dirne, come ti dicevo l'altra volta, ormai non lo sopporto più Pioli, perché comunque è un recidivo. Lui ha dato al Milan, lo ringrazio, perché secondo me ha dato già più di quello che poteva. Ha dato molto di più. Ha finito il suo ciclo giusto. Ma guarda, ha finito non il ciclo di più, perché comunque non è, parliamoci chiaro, è il Guardiola di Wish, cioè... alla fine della fiera lui doveva andarsene con la coppa ancora in mano. Ma sì, ma esatto,
Io la penso così. Non allora. Capisco tutti questi milanisti scettici che danno ancora credito a questo allenatore. Cioè, bisogna allora, dare qualcosa. Vi leggo qualche messaggio perché è giusto leggere qualche messaggio e approfittare e parlarne. Allora, Marica, a 20 minuti alla fine sul 2-2, tu hai visto la partita, chiaramente, tifosa del Napoli. Togli Leao e Giroud solo se fa entrare Kakà e Sheva e non Okafor e Jovic. Esatto. Pellegrino è scarso, ma Pioli. Poi c'è anche chi ci dice: Pellegrino sarà scarso, ma Pioli non aveva scelta. È stato l'ingresso di Romero che ha regalato un giocatore a Napoli. Pioli allenatore miracolato e sopravvalutato. Devi dire grazie a Maldini e Ibrahimovic, ce l'hanno sempre protetto. Il Milan dovrebbe prendere De Zerbi per svoltare. Allora Marica, io, tu tifoso del Napoli, chiaramente io appena ho visto il doppio cambio Leao Giroud per Jovic e Okafor mi sono messo a ridere, io che non tifo né il Milan né il Napoli personalmente. Però tu è più sembrata una cosa punitiva, è sembrata una cosa o è veramente una scelta della disperazione? Ma togliendo questi due praticamente rinunci a chiuderla, perché un giocatore come Giroud, secondo me, che aveva comunque fatto anche molto bene, non puoi toglierlo se che sei sul 2-2. Io penso che un giocatore così lo devi tenere fino alla fine della partita. Leao forse al posto di Okafor l'avrei fatto entrare Okafor, perché Leao si era un po' spento, comunque sì, era all'interno della manovra, ma quel cambio lo potevo anche accettare. Però Giroud io l'avrei tenuto dentro. Però guarda, se noi andiamo a ascoltare le dichiarazioni post partita dello stesso Giroud, dice proprio chiaramente: noi non sapevamo a un certo punto se difendere o attaccare. Quindi questo cosa significa? Che dalla panchina non c'erano delle indicazioni ben precise, chiare, su quello che voleva l'allenatore in quel momento. Quindi questo ti fa capire che c'è poco dialogo tra chi è in campo e la panchina. Questo è un passaggio chiave, no? Quello che poi c'è il rapporto tra i giocatori e l'allenatore. Quindi secondo te, chiedo a Gabri poi vado a Davide, quindi c'è un problema dentro lo spogliatoio? Cioè c'è una frattura? Ma l'abbiamo visto nel post PSG Milan. Esatto. Che c'è una frattura, una spaccatura evidente all'interno dello spogliatoio, perché nel momento in cui Calabria da capitano va a metterci la faccia e dice quello che dice, e Pulisic appena arrivato al Milan pure lui si prende le proprie responsabilità, e subito dopo Pioli li cazzia tutti e due per quello che hanno detto, cioè, mi pare evidente che ci sia una spaccatura. Ma infatti Gabri, alla luce di quello che avete detto e che ha detto anche lui, volevo fare una domanda. Le dichiarazioni di Giroud non sappiamo se attaccare o difendere. Siano casuali oppure erano proprio mirati proprio per ripicca verso l'allenatore? Che no, non credo che sia una ripicca. La polso li ha tolti. Sono una constatazione, credo. Sono constatazione, esatto. È una constatazione, ma che l'abbia tirata... Amichevole, no, mica troppo. Esatto, una constatazione che proprio, dato il momento, aveva proprio l'aria di essere tutto fuorché amichevole. Perché nel momento in cui chiaramente Pioli era nervoso, perché lo sa che anche con le sue scelte ha contribuito a buttare via una vittoria già ottenuta di fatto. Sì, strano allora, che ancora non ha parlato, fino al 45esimo eravamo 2-0. Bravo, cioè, bravo. Guarda, lì proprio mancava, era la pagliacciata della serata. Proprio. Allora, io stanno arrivando tantissimi messaggi, mi piacerebbe leggervene un po'. Sul Milan è esagerato troppo, purtroppo è un problema a livello di staff tecnico ed è evidente. È facile capire perché sono proprio Teo, Leao e Maignan quelli che sono involuti di più. Sono proprio gli unici tre che quest'estate non avevano preso bene la cacciata di Maldini. Ma io l'ho detto, Alessandro da Morbegno. Più volte. Esatto. Buonasera a tutti. Su Pioli, se non ricordo male, qualche sera fa ha detto una cosa giustissima e non è la prima volta. Chantel è nella situazione di Allegri l'anno scorso, nel senso che non avendo società alle spalle comanda solo lui. Rompere con il top dello spogliatoio è la cosa peggiore che potesse fare, però. Grazie Franco. Grazie a te. Ci sono tanti messaggi da questo. Calulu potrebbe aver finito la stagione? Sì, attenzione che si parla di una frattura. È un problema molto più grave di quel che si pensi. Chi è l'ennesimo infortunio? Pellegrino frattura? A gennaio si fa sul mercato, chiede Paolo. Penso che sia... doveroso. Esatto, scontato. Pioli ha sbagliato tutto ieri sera, più di così non poteva fare, pareggio regalato. Sì, però io vorrei anche... Allora, due parole, bisogna dire, poi dobbiamo dire anche sul Napoli, che ha ripreso una partita dove nel primo tempo il Napoli, fossero stati 0-4, no, perché il Napoli ha avuto un'occasione con Politano che gli l'ha detta a porta vuota. Però secondo me il Milan ha cannato prima il 3-0, poi il 3-1 e poi il 3-2 alla fine con Calabria. Diciamo che ha avuto Reinders e Musa vicino al gol. Almeno li devi beccare la porta. Esatto. Sì.
però non sarebbe nemmeno giusto non dare i giusti minuti a Napoli, che ha ribaltato una partita stravolgendo completamente la squadra. Nel secondo tempo, allora nel primo tempo abbiamo fatto fatica ad alzare il pressing, abbiamo peccato soprattutto a centrocampo e soprattutto dalla parte di Mario Rui sono nati poi quelli che sono stati i gol del Milan, quindi difesa disastrosa con Rachmani, Mario Rui, insomma, e anche Nathan, che sono riusciti poco a contenere le incursioni del Milan, che arrivavano soprattutto per vie centrali dal centrocampo. Quindi in quel frangente lì l'ha vinta Pioli la partita. Poi nel secondo tempo i cambi di Garcia sono stati invece azzeccati, perché ha fatto entrare Østigard, che comunque è meglio di Rachmani sicuramente, ha fatto entrare Anghissà a centrocampo e in attacco è entrato Simeone, che è andato a dare manforte a Raspadori. Quindi è passato da un 4-3-3 a cui è molto allergico a un 4-2-3-1 e la squadra secondo me ha girato molto meglio. Tant'è vero che dopo ci sono state, oltre ai gol che il Napoli ha fatto e l'ha recuperata, ci sono state veramente altre occasioni in cui il Napoli è andato vicino alla rete. Sì, poi, sì, e poi è cambiata l'inerzia della partita, Marica, a un certo punto. È cambiato tutto, quindi voglio dire, i cambi sono stati finalmente dei cambi giusti e azzeccati e secondo me col 4-2-3-1, secondo me il Napoli gira meglio con Garcia. Allora, facciamo così però, restiamo un attimo sul Milan, vi leggo un paio di messaggi. Il trattamento riservato da De Ligt è vergognoso. L'anno scorso mai utilizzato, quest'anno fa meglio di Krunic eppure gioca sempre l'altro. Io non ho neanche visto la partita, neanche so se il pareggio è giusto, ci fa piacere. Leao Giroud per Jovic, Okafor è come rinunciare a vivere. Okafor ha fatto bene in questi mesi, Jovic è impresentabile, vero, lo abbiamo detto da subito. È impresentabile da sempre Jovic. Ecco, un paio d'anni anche questa ormai. Settimana un caro saluto a Cantella da parte di Sinner, sta diventando una tradizione. Ciao caro. Perché Sinner ieri ha vinto a Vienna. Sparirà nel nulla come Berrettini. Perfetto. Marco Caprio, Giroud. È solo questione di tempo. Senti questo messaggio meraviglioso. Marco Caprio, Giroud. Non sapevo se difendere o attaccare. Carrieri, non sapevo se bere o mangiare. Ma lui fa tutte e due, non esatto, deve decidere. Esatto. La vera colpa di Pioli è che nel secondo tempo... Devo decidere cosa fare prima, casomai. È che la vera colpa è di Pioli, che nel secondo tempo il Napoli ha presentato Simeone al posto di Elmas e lui non ha fatto alcuna contromossa. Ecco, e poi qui arriviamo a centrare un punto, perché Ale, voglio il tuo parere, sì. Poi pubblicità e lo chiedo agli altri, perché qualcuno dice Giroud è un leader eccetera eccetera, però poi qualcuno dopo gli scrive è vero che è un leader, però Daniele dice in ogni caso, giusto o sbagliate che siano, le decisioni le prende l'allenatore, un giocatore non dovrebbe permettersi di criticare l'allenatore pubblicamente. Ma siccome io siccome io non sono un giocatore, posso permettermi di criticare l'allenatore pubblicamente? Oh, che genio di Francesco, eh? Solo lui ci poteva riuscire. Scusami, prego. No, beh, chiaro, giustamente è vero che le critiche devono rimanere nello spogliatoio e chiarire tutto, ma appunto per questo ti fa capire che c'è una spaccatura, già dal PSG, con Calabria che fa quelle dichiarazioni, Pulisic che gli va dietro e puntualmente Pioli che va a bastonarli. Palese, qua ormai c'è una rottura tra spogliatoio e allenatore. Purtroppo... No, fermo, ti ho chiesto la pubblicità che purtroppo... Bravo. Sto per dire... Stai per dire una cavolata. No, allora, una cosa giustissima. Dopo. Allora, io qua, allora, il titolo per dopo è forte, perché Pioli sul banco dei deputati, però in realtà ieri Milan ha pareggiato a Napoli, non è che abbia perso a Napoli, però noi vi chiediamo però solo per colpa sua. Messo. Però vi chiediamo se solo colpa sua, perché adesso, prima abbiamo letto di Giroud e Leao, però parliamo anche tra un po' di Theo e Maignan, perché ci sono dei giocatori che iniziano un po' a non giocare particolarmente bene e si iniziano a sentire. Pubblicità tra poco. Balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Fastweb presenta Missione Convergenza. Per restare sempre connesso e fare tutto ciò che vuoi. Passa a Fastweb. Scegli la fibra ultraveloce a €22,95 al mese. Con Fastweb. Tu sei futuro. Su Star Casino Sport trovi news, gossip, esperienze esclusive. Cerca Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni.
Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per 4 anni ho girato l'Italia a bordo di un tandem, intervistando artisti, sindaci, uomini e donne di impresa e di cultura per parlare di sostenibilità ambientale e sociale. Poi mi sono fermato e ho scoperto questo luogo dietro la stazione centrale e ho deciso di riaprirlo e di farlo assieme a voi. Uno spazio ritrovato. Una porta che si apre. Una fabbrica di opportunità. Un viaggio. Tutto questo costruiamolo insieme. Partecipa alla raccolta fondi. Scoprila su ForFounding. Allora, eccoci qua di nuovo, calcissimo. Vi leggo qualche messaggio. Una società con gli attributi, Pioli sarebbe a casa con la moglie. Anche Teo si vede lontano miglia che sta giocando svogliato. La prossima Milan Udinese, poi c'è Milan PSG. Vabbè, qualcuno qua ci ricordava le cose. Megnare fortissimo, ma se la difesa scarsa, i gol li prendi, Matteo. Allora, perché chiaramente tutti sono ricollegati alla mia ultima frase. Vorrei partire da te, Gabri, poi a giro chiederò a tutti. Perché prima hai fatto due nomi? Sì, i due, perché due nomi li abbiamo fatti prima, che sono Leao e Giruma, perché ieri sono lamentati furiosamente al momento del cambio. Invece aggiungiamone altri due, che a quello sono di Leao e Teo Hernandez. Togliamo Giroud. Esatto, perché Giroud. Esattamente. E allora diciamo, Giroud segnato ieri, ma lo segnava dal primo settembre. Diciamo a quello che fa le borse, quello la Furla. Furlan, come cazzo si chiama? Che non mi interessa a me. Comunque quello là, l'avete capito, dai. Di fare un colpo di telefono a Paolo Maldini e di pietire il suo ritorno. Cioè, questi hanno smesso di giocare, o comunque stanno facendo flanella, come si diceva una volta, perché se n'è andato Maldini. Perché Maldini ha avuto un peso specifico incredibile nel rinnovo di Leao, in tutta la trattativa. Perché Maldini ha avuto un peso specifico incredibile nell'arrivo di Teo Hernandez prima, costruendo con Teo Hernandez un rapporto anche amicale, e di Maignan dopo. Quindi, però tu sei d'accordo? E se questi sono rimasti al Milan, Leao per primo, che ha rinnovato quando poteva andarsene, perché altrimenti l'alternativa era la cessione di Leao per non perdere un altro giocatore a parametro zero, se questi sono rimasti per Maldini. Quindi si sono ritrovati poi spiazzati dalla cacciata improvvisa di Maldini e forse pentiti anche. Marica. No, io non sono d'accordo, perché il Milan all'inizio della stagione, quando poi sono arrivati Reinders, Loftus-Cheek, chi è che è arrivato quell'altro, sempre a centrocampo? Musa. Secondo me il Milan invece ha iniziato molto bene con questi tre, anche perché abbiamo elogiato proprio questo centrocampo particolarmente offensivo che si è subito integrato, no, nell'ambiente Milan, quindi... Io dico che questo potrebbe essere un calo anche dovuto ai tanti impegni. A mio parere arrivava anche il Milan da un impegno molto grande col Paris Saint-Germain, che comunque toglie energia, è inutile anche star lì a girarci intorno. Un calo di concentrazione, un calo di energia ci può stare, anche perché poi te la vai a giocare al San Paolo, al Maradona, contro una squadra che anche lì doveva dare delle risposte e c'era un allenatore anche lì in bilico. E quindi, insomma, era una partita dove i due allenatori non erano particolarmente su una posizione sicura e tranquilla, per cui la posta in palio era alta sia da una parte che dall'altra, quindi ci può stare. Però io non penso che sia l'addio di Maldini che ha fatto emergere questa situazione così catastrofica, perché io così catastrofica non la vedo comunque. Oh, e dopo invece c'è la marca, perché forse stiamo dipingendo, forse esatto, poi magari fin troppo. Una cosa catastrofica quando comunque sei nei primi posti in classifica, comunque è vero, col Paris Saint-Germain hai perso, ma lì
possono perdere un po' tutti contro squadre di un certo tipo, perché la differenza è enorme tra queste squadre e le squadre italiane. Parliamo chiaro, cioè qualsiasi squadra avrebbe anche perso contro il Paris Saint-Germain. Mi sembra che però il Milan in campionato non sia così tanto disastroso, cioè sia in una posizione importante in classifica, e naturalmente poi ci può stare la partita che puoi perdere oppure puoi anche pareggiarla, perché non mi sembra così tanto normale andare al Maradona e pareggiare contro il Napoli. Proprio come dire. Era venuto fuori la partita. Vabbè, ho capito, però tu non potevi pensare che il secondo tempo il Napoli sarebbe come sceso no? in campo con la stessa... Ma siete a 7 punti dalla prima. Vabbè, cosa c'entra? Però noi avevamo una situazione dove comunque Garcia era impegnato, o perlomeno costretto, a vincere tutte le partite. Poi non sei riuscita a vincere, magari con l'Union Berlino ti è andata bene, però ragazzi, i due allenatori secondo me dovevano dare delle risposte importanti. Quindi già da una parte, già dall'altra, la tensione c'era. Però non penso, non è legato al discorso. Rudy Garcia ha migliorato la squadra nel secondo tempo, cioè non è che non ha fatto niente. Sì, però hai regalato il primo. Però Davide, c'è anche da dire una cosa, però a un certo punto Pioli si gira in panchina e veramente ha dei cambi che non sono all'altezza, oggettivamente. Poi sono d'accordo che lui a un certo punto, quando Garcia gli cambia la partita, non studia una minima contromossa. Però ho capito, scusami Gianluca, tu dici non hai cambi all'altezza e posso anche seguirti, però è evidente che la campagna acquisti di quest'anno ha dato lo stravolgimento societario è in gran parte farina del suo sacco. Appunto. Così come la preparazione. E per questo il fatto non può sbagliare che, niente. Il fatto che tu hai preso tanti giocatori e ti ritrovi adesso con quanti? 7-8 infortuni muscolari. Qualcosina ma per di questo lui non può sbagliare niente. Sì, comunque bastano due altre due partite che il Milan vince. Comunque, tu vedrai che tutti quelli ragione. Che sono scesi dal carro risalgono sul carro. C'è troppo. Allora, in questo momento della stagione, scusami, dai. Per completezza, su questo io sono d'accordissimo con Marca, perché fondamentalmente ogni due partite che cambi la percezione. Cioè, davvero, cioè l'Inter ha vinto col Salisburgo 2-1, però eravamo qua a dire, sì, ha giocato malino, però ha vinto. Io spezzavo un laccio in favore di Pioli adesso. Che fai? No, allora, io ritengo Pioli non un fenomeno di allenatore, ma un buon allenatore, soprattutto un ottimo normalizzatore. Un buon mestierante. Infatti, cioè, sfido chiunque a dire che qualsiasi altro che ci sarebbero tanti allenatori del Milan che negli ultimi 4-5 anni avrebbero fatto meglio di Pioli. Okay, perché alla fine cioè, la crescita del Milan come gioco, come risultati, come mentalità è stata indiscutibile. Sì, ma tutte le crescite hanno un picco massimo. Il picco massimo l'ha già raggiunto. Vabbè, poi possiamo scendere. Secondo me l'ha anche superato. Anche superato, bravo. aveva finito il suo ciclo e doveva accorgersi. Ok, però adesso cosa fai? Però è evidente che è stato tradito nei momenti clou di quest'anno. Soprattutto mi riferisco alle tre partite di Champions dove il Milan ha segnato meno di Provedel. È stato tradito dai suoi pretoriani più forti teoricamente, Magnan ieri e in Champions soprattutto Leao e Giroud, perché alla fine se non hanno vinto le partite le prime due partite era perché hanno sbagliato le gol clamorosi. Non credo che sia un caso, però detto questo mi dispiace per lui professionalmente, perché si trova nella stessa situazione in cui si trova Inzaghi un anno fa, in cui veniva dalla botta dello scudetto perso, in cui iniziamo la stagione con Çalhanoğlu che dice abbiamo perso lo scudetto per colpa sua, con Barella che per punizione non gioca la partita col Bayern Monaco perché 3 giorni prima nel derby litiga con Inzaghi. È una situazione un pochettino complicata. Auguro a lui di venirne fuori. Io penso che in ogni caso Pioli finirà la stagione al Milan, anche perché non è che può inventarti chissà che cosa. Ma questo dispiacere di Davide io non lo professionalmente condivido. Sì, perché alla fine... No, perché... Cioè, scusami, Giallo. Allora... No, io so cosa stai dicendo. Se tu fai male il tuo lavoro sul tuo posto di lavoro... Tu hai scritto un libro prima, sulla storia. Pure tu. Ok. Silla a un certo punto nel momento in cui ha rifondato la Repubblica si è ritirata a vita privata, ha fatto quello, lui l'ha detto, ho fatto quello che dovevo fare, anche il generale Cadorna quando fa caporetto mi ritiro a vita privata, se ne deve andare, lui ha fatto quello che doveva fare, via. Ma infatti che sia l'ultimo anno del ciclo di Pioli al Milan mi pare evidente, però penso che glielo lasciamo finire. Ale, tu hai puntato anche molto il dito sulla questione degli infortuni. Certo. Sono una condizione importante?
Ma certo, ma lì è proprio un lavoro che fatto dietro allenamenti e preparazione che secondo me è sbagliato. E allora ha ragione Calabria male in quello che ha detto post Paris Saint Germain? Ma certo che l'ha detto, e l'ha detto apposta pubblicamente per far capire che infatti, non è vero, non che ieri sera il migliore in campo è stato Calabria. Infatti, cioè, guarda annulla, caso, non annulla, però e guarda caso l'ha detto, veramente è rischiato anche di far vincere la partita al Milan. E guarda caso, l'ha detto contro Paris Saint Germain che è subentrato Calabria. Appunto per notare, appunto quindi col dente avvelenato ha cacciato fuori e poi c'è Giroud tre giorni dopo che dice non sapevo se attaccare o difendere, però capite che è la stessa situazione in cui i giocatori si permettono di però banalmente tu prima hai fatto riferimento all'Inter, ok, però penso ad altre realtà di adesso, sì. All'Inter il problema Barella, guarda come è stato stigmatizzato, Barella è uscito col Torino, ha fatto un casino che la metà bastava. No, ma l'anno scorso che c'era la squadra e lui che sì, però dico, guarda adesso in questo momento storico Barella fa quello. L'altro giorno Ken esce giustamente, perché io avrei fatto uguale, perché a un certo punto si capisce chiaramente Allegri ha fatto benissimo, perché conosce però il suo pollo, non esce fuori il problema. In questo momento è tutto così, però io sono d'accordo con Marica, perché tra un po' vi faccio vedere il calendario del Milan delle prossime giornate e voi mi direte, e se poi questo fa 12 punti e le altre che gli stanno sopra ne fanno 9/10 e il Milan casualmente alle prime anche di dicembre si trova primo? Perché Gianluca, però, scusami, la prossima partita l'Inter andrà a Bergamo. E la Juve va a Firenze. Sì, però c'è un piede e mezzo fuori dalla Champions. Quindi sì, vabbè, ho capito, ma guarda che il popolo milanista lo sapeva di essere capitato in Champions in un girone probabilmente non sarebbe arrivato alla conclusione. Quindi io dico che in campionato a questo Milan non si può dire niente. Poi guardate il calendario, adesso bastano due vittorie, vedrete che poi, oppure magari basta uno scivolone dell'Inter, uno scivolone della Juve e il Milan si ritrova ancora in alto, vedete che poi cambiano tutte le filosofie su Pioli. Aspettate un attimo, leggo qualche messaggio, prendo pubblicità, poi vi faccio vedere il calendario del Milan. Allora, Barella è tornato un giocatore normale, l'Inter non perde più fino a gennaio, Anto non deve per forza vincere contro tutte e quattro, dice Matteo, il campionato finisce a maggio. Ma certo, anche il Napoli in corsa. Poi c'è qualcuno che dice il Benfica testa di serie ha fatto 0 punti, perché parlano anche dei gironi di Champions. Con il Benfica potrebbe essere un amichevole per l'Inter se facciamo il nostro dovere con il Salisburgo. È vero, perché l'Inter potrebbe già essere passata, addirittura non vi dico quasi, no, forse già la prossima giornata se vince con il Salisburgo sì, è matematica, alla fine si può giocare con la Real Sociedad in primo posto in casa. Poi vi dico qualche messaggio da WhatsApp. Cantella, voce della verità, l'addio di Maldini e l'uscita di Ibra di scena hanno condizionato il Milan drasticamente. Marica, la situazione non era catastrofica fino a ieri quando eravamo ad un punto dalla prima, adesso però non è catastrofica che siamo a 3 punti dalla prima, la prossima settimana non lo sarà a 7 o a 5 e via così quando arriveremo a fine campionato quinti e senza ripescaggio stavolta. Esatto. Questa è un po' una situazione adesso però mi dite subito dove giocava Silla, Cribio, dove giocava Paolo. Silla nella Roma. Poi Angelo D'Austuni, si può dire che si è montato la testa Pioli? Sì. Milan sta perdendo un'occasione di svoltare la stagione non prendendo Conte, il ferro va battuto finché è caldo. E poi volevo, Madonna Marica, ma che foto hai messo sui social, che la gente ce le sta mandando tutte di Halloween. Allora vi faccio vedere qualche bellissimo, questo simpaticissimo. Vi faccio vedere qualche meme, dai. Il bello del Napoli Osimhen, il bello del Milan Leao, il bello dell'Inter Lautaro, bello della Juve. Dai, non fa, ma poi sono... dai, scusami, dopo la partita col Verona, francamente. Ma se avete rubato anche col Verona? Ma dove? Non so, io ho sentito che avete rubato. Ma dove? Non so, così mi è stato detto. Stava succedendo il contrario. Stava. Cioè, che la turlupinavano alla Juve. Vabbè, la partita. Era un gol in fuorigioco, capisco che ti faccio girare gli zebedei. Sì, ma posso chiedere una cosa? Ma quella scena di Faraoni, secondo voi, esatto, non c'è stata una persona che ha detto niente alla scena di Faraoni? Esattamente. Zero. Fosse capitato al contrario. Il nulla cosa, non ne ho sentito uno. Non ne ho sentito uno sull'episodio di Chiesa. Infatti io, zero. Ma io mi riferisco a sé. Ma io non mi riferisco al gol, al primo gol annullato a Kenne, perché la regola è quella, anche se c'è un pelo in fuorigioco, è fuorigioco con assurdo, con l'offside automatico, ed è assurdo, la regola andrebbe rivista, ma comunque quella è la regola, va benissimo. Ma, insomma, il secondo con svenimento di Faraoni a conclusione dell'azione, quando vede che la Juve ha segnato, sarà fallo quello, allora cos'è il fallo su Sanchez, sarà omicidio proprio. Ecco, infatti prima lo stavo scrivendo su chat. Allora vi faccio vedere qualche altro meme, perché oggi è la festa di Fulvio Collovati, happy Halloween, guardalo qui Fruscio. Mancano 250 giorni al suo compleanno. Eccolo qua, ma perché oggi è Halloween? No, domani. Domani sera. Ah, sei già in diretta con l'editore? Certo. Che culo.
Perfetto, poi abbiamo il nuovo pallone d'oro, ne parleremo dopo. Ah, oh, beh, Carrierigno questo. Lionel Carrieri. Ti dona il pallone d'oro, sì. Molto più a te che a me. Sei completamente drogato anche in faccia. Anche la maglia dell'Argentina. Sì, ti dona anche. Beh, tutto... sono più espressivo di Messi, comunque. Beh, non è che ci fosse molto. Stanotte il via all'ora legale, questo lo manda Ruben. Entusiasmo alle stelle tra i tifosi della Juve. E qua c'è Chantel nudo. Addirittura, mamma, mi manca il tamburo però. Esatto. Poi ce n'era un altro che se non ricordo, madonna. Oddio. Guardalo qua, se non è inquietante, Marica, il tuo editore. Ma devi fare qualche richiesta? Mamma mia. Ma devi fare qualche richiesta economica? No, pecuniaria. È arrivato tutto. Vogliamo ringraziarlo in diretta? Grazie, grazie del mio stipendio. Tuo stipendio? Quindi tu sei anche stipendiata qua? Sì. Ho capito, va bene. Va bene, allora facciamo così, andiamo in pubblicità, perché dopo parliamo ancora un pochino del Milan, delle partite che deve affrontare l'Inter, il Milan, e poi io ho la domanda da farvi, se è la Juve l'anti-Inter. Pubblicità. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Fastweb presenta Missione Convergenza. Per restare sempre connesso e fare tutto ciò che vuoi. Passa a Fastweb. Scegli la fibra ultraveloce a 22,95€ al mese. Con Fastweb. Tu sei futuro. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. L'inverno sta arrivando. Il servizio di tutela sta finendo. Ma c'è chi dorme già sonni tranquilli. Con A5. Luce, gas e servizi del tuo territorio. Tutta la nostra energia per la serenità tua e della tua casa. Scopri di più nello spazio A5 più vicino a te o su A5.it. Dormi sonni tranquilli. A5 è con te. A5, energia che unisce. Con Gliden mi concedo la libertà di vivere con passione. Gliden, il primo sito di incontri extraconiugali pensato dalle donne. Scarica l'app o vai su gliden.com. Rieccoci con Calcissimo, allora qualche messaggio. Tre angoli non dati alla Juve, mezzo rigore su Chiesa, Faraoni, classico buffone. Vabbè, questo qui potevamo Faraoni classico buffone, non so se sia classico, però non è stata una bellissima scena quella che ha fatto. Il Milan con tutti gli infortuni che avrà, finché ci sarà Pioli avrà difficoltà anche con le piccole. Sono stati premiati tutti, Messi, Bellingham e Lautaro e Kvara non sono stati premiati. C'è qualcuno che ci scrive? No, Lautaro abbiamo nell'immagine della premiazione, guardala qua. Carrieri arriva ventesimo a testa alta. Vabbè. Carino, dai. Vabbè, che c'è? Non ti si può, non si può dire niente su quello dell'Inter. Ventesimo adesso non è che mi sembra che sia un piazzamento. Cioè, non penso che mi ricordi so, i ventesimi e il pallone d'oro. Ho visto gente nei primi 30 che non avevo mai neanche sentito nel calcio io. Cioè, ora oggettivamente. Non ho visto Milito tra i primi 20 nel 2010. Appunto, ti posso anche dire che ho trovato bravissimo giocatore Musiala. Mm. Ma me lo sono trovato a momenti 13, 14. Ho visto delle posizioni che sono raccapriccianti. Cioè, voglio dire, ho visto anche bravissimo giocatore, ma Kvaratskhelia 17. No, quello sì. Alla fine, Kvaratskhelia Osimhen prima di Lautaro mi è sembrato un po'. No. Diamoci chiaro, ma scusatemi, il pallone d'oro. Lautaro comunque mi è stato detto anche da quelli della chat che non ha giocato titolare in Argentina perché era infortunato.
ha fatto la finale di Champions. No, non è che è fortunato, ha avuto un problema alla caviglia. Non è stato bravo, poi Pallone d'Oro era una cosa seria una volta, ormai. No, dopo è uno spettacolo ormai. Sul Pallone d'Oro ho una teoria particolare. Vabbè, ce la direi dopo, perché immagino quale sia la tua teoria. Volevo farvi vedere, dai, parto con Marica, secco, perché io appoggio la tesi di Marica. Nel senso, non è così scontato che poi il Milan, magari te lo troviamo tra un mese, che è davanti a tutti. Ma non è che magari tra un mese, bastano le prossime partite. Ha un calendario che è un po' più agevole. Partita, però tanti infortuni. Milan Udinese, Milan PSG, che poi è quella decisiva. Ma l'Udinese adesso, cioè, voglio dire, sta proprio inguaiato. Cioè, l'unica partita secondo me difficile è quella col Paris Saint-Germain. Vabbè, quella col Borussia Dortmund in casa che devi vincere per forza. Sì, esatto. Poi il resto, se la guardate, sono tutte partite abbordabili, eh. Lecce è reduce da una sconfitta. La Fiorentina non è in casa col Toro. Col Toro, la Fiorentina anche qui ha perso adesso con la Lazio. Frosinone anche lì è in difficoltà, quindi le uniche due partite sono quelle di Champions. E però se anche le provinciali riescono a trovare il modo di non far giocare il Milan come ha fatto Allegri, però come sai basta una giocata di Leao, che anche se magari dorme basta. fino all'ottantesimo, se si sveglia poi può far male. Non sempre ti va così. Però le provinciali possono anche trovare il modo di far giocare male il Milan, ma non hanno la difesa della Juve. E c'ha ragione. No, però magari sai, ti metti la Juve non aveva una difesa trascendentale, però vabbè, fa una partita organizzata. No, però sulla carta, sulla partita che il Milan può vincere, certo, benissimo. Certo. Poi adesso ritorna anche Loftus-Cheek, penso che ritornano anche... Sì, anche Csukszentmihalyi. E Csukwueze, cioè... Sì? Csukszentmihalyi. Chi è Csukszentmihalyi? Carrierismo. No, vabbè, ma stava dicendo una cosa seria, comunque sia un ciclo di partite per me. Cioè, ritorneranno pure quelli, quindi secondo me il Milan ha molta probabilità di portarla a casa queste partite. Poi magari tra una settimana parliamo di un'altra posizione in classifica. Esatto. Allora, per chiudere questo discorso e poi passare l'ultimo blocco, completamente dedicarlo al Pallone d'Oro, è Inter-Juve la sfida scudetto. Ale, parto da te, che tu non c'entri nulla in questo caso, perché il Milan non è menzionato. Ma secondo me sono... Diciamo che lo scontro è Inter-Inter, cioè come dicevamo prima lo può perdere l'Inter secondo me quest'anno lo scudetto. La Juve, non avendo appunto diciamo le coppe, gli impegni infrasettimanali come l'Inter, potrebbe essere l'antagonista. Diciamo, però secondo me quest'anno ha buone possibilità l'Inter, purtroppo. Buone possibilità l'Inter. Allora, carrierismo? Non penso che sia Inter-Juve la sfida scudetto, o meglio, non penso che ci siano solo Inter e Juve, però sicuramente la Juve può dare fastidio, può fare il suo molto di più rispetto a quello che è il valore della squadra, perché rispetto all'anno scorso, come ho detto prima, è più squadra. C'è compattezza tra squadra, allenatore e società, cosa che non c'è nel Milan e che secondo me non c'è neanche nel Napoli. Per cui al momento... Stiamo sempre parlando di una classifica molto corta, perché lo stesso Napoli lo ritengo in piena corsa. Se dovessi mettere un euro su quella che è la più vicina all'Inter, lo metterei anche sulla Juve. Però magari, come dice Marica, tra due domeniche cambieremo opinione. Marica? Per me è ancora presto per dire chi può essere coinvolto nella sfida scudetto. Per me è ancora presto. Vabbè. Sicuramente perché sono tutte lì. Sono due candidate, certo, però ci sono altre squadre, certo. Secondo me, che tipo? Tipo c'è anche il Milan, c'è anche il Napoli, quindi secondo me è ancora presto per c'è il Napoli, quindi? Certo, c'è ancora. Abbiamo iniziato il campionato, sono 7 punti sono, Con le tante difficoltà, abbiamo dovuto trasferire a Torino-Napoli, non ti dico che magari... Perché sarebbe banale dire se le perde tutte e due. Sì, se le dico tutte e due, però. Vabbè, grazie. Grazie, caduta. Per Napoli è una partita che puoi perdere. Ma sono 7 punti, ragazzi. Sì, ma ne mancano 30 a fine campionato. Sì, ma iniziano a essere a tantini 7 punti, però. Diciamo ma ne mancano 30, basta che per una partita e si riapre tutto. Per me è in corsa. Ma cominciano ad essere tanti a questo punto del campionato. Anche perché non deve scavalcarne solo una, deve scavalcarne tre poi. Infatti. Cioè. Infatti, io non so se la sfida scudetto sia Inter-Juve. Vi posso dire che non è Inter-Napoli. Ah, Napoli tu lo escludi? Ragazzi, sicuramente, ma come il buon senso vuole? Lasciamo star come è finito lo scudetto, ma l'Inter a metà novembre era meno 7 da due squadre, esatto. Da Milan e Napoli, e nel giro di un mese sembra già che avessi ipotecato il campionato, per cui alla fine... Ma tu vedi quell'Inter lì come questo Napoli qua?
No, mi devi rispondere. Quell'Inter lì era campione d'Italia come campione d'Italia questo Napoli, per questo vediamo. Quindi tu le vedi simili? Non lo so, io non escludo niente. Ricordiamoci che ci sono dei periodi in cui le squadre magari perdono anche brillantezza e possono scivolare. L'Inter è una di quelle squadre che a un certo punto si blocca. Si blocca, vi faccio vedere la prima pagina di Tutto Sport. Che porta già sfiga così, senza bisogno di leggere. Vlahovic, prenditi Firenze. Vlahovic, prenditi becca Firenze. Ma non muore infortuni, Pioli, l'ora più buia. Messi e pallone d'oro, l'ora dei veleni. Scamacca, che meraviglia. Parigi, le finals, Coppa Davis, a tutto Yannick. Allora, volevo farvi vedere una grafica interessante da parte degli amici di Sisal Tipster, che me l'hanno mandata quest'oggi, però ancora non la trovo, aspettate un attimo, eccola qui, perché vi dice chi è il favorito per la vittoria finale del campionato. Eccola qua. Allora, Inter 42%, Milan e Juve 21%, Napoli 9%, altro 7%. Però mi avete già fondamentalmente risposto. Per Ale l'Inter. Per Gabri... può essere Inter o Juve? Può essere Inter, Juve o Milan. Per è sicuro me. Che non lo vince, o altro? È sicuro che non vince il Napoli? No, non ti dico altro perché ti dovrei dire in questo caso l'Atalanta. La Fiorentina, ma siccome non credo ragionevolmente che sia possibile. Però Marica una speranza gliela data ancora al Napoli, eh? Per me sono tutte lì. Non è ancora presto per dire qual è la lotta a scudetto, sono tutte lì, i punti sono quelli che sono, ci sono ancora un sacco di partite, quindi non ritengo ancora che ci sia quella o quelle due che se la possono giocare lì avanti. Va bene, faccio vedere un meme che è Cenerentola, c'è l'attuata nella versione di Cenerentola, con Lovato dietro. E io e te, Cantella, che siamo un po', facciamo un po' il conte e il barone. Sì. La baronessa più che altro. Esatto, la baronessa. Con quell'abito. Con quell'outfit che è veramente interessante. Allora, tra poco, Messi, ancora pallone d'oro, è il migliore di sempre. Messi male, pubblicità proprio. E poi ci scateniamo su questo argomento, dai. Potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Su Star Casino Sport trovi news, gossip, esperienze esclusive. Cerca Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Il futuro ora c'è. Il trasporto dei rifiuti per bonifiche ambientali e rifacimenti coperture con Ora C'è è facile e garantito. Disponiamo di un'ampia gamma di mezzi, anche con gru, per il calo a terra dei rifiuti prodotti in quota. Se sei un operatore del settore, la tua soluzione si chiama Ora C'è. Chiamaci e scarica l'app Mangiamianto di Ora C'è per quotazioni e spazi del tuo smaltimento in pochi clic. Mentre si fantastica sulla pubblicità,
In pubblicità si fantastica sulle vacanze, cara Fruscio, cosa che tu quest'anno non farai, no, perché facciamo una richiesta a Collovati di fare tutti i mesi mai per rispondere. Vedrai tu se non glielo chiederemo. No, visto che è un programma di punta. Devo andare in Portogallo. Sì, e vabbè, dal Portogallo fai mai che rispondere. No. Ti porti pure l'attuata, tanto non è un peso, pesa anche poco, ergonomico, come lo metti, sì. Sta. Drammis, migliore di senso, migliore di sempre in che senso? Della storia. Ragazzi. No. No cosa? Non è il migliore di sempre. Perché? È argomenta. Allora, mettiamo che io abbia un amico, sì, nella commissione che assegna l'Ambrogino d'Oro. Che può essere Carrieri? Questo amico mio decide per 7-8 volte di darmi l'Ambrogino d'Oro. Sono il migliore di sempre? No. Sei il migliore per lui? Sono il migliore per lui. E quindi in questo caso di chi sarebbe il migliore? Non lo so, non mi interessa neanche, ma non è lui. Ma chi avresti dato il pallone d'oro allora? Ragazzi, ma il pallone d'oro era una cosa seria una volta. Cioè, abbiamo davvero dato il pallone d'oro a uno che gioca in MLS? Ma davvero? Però qua penso che influisca il mondiale. Ma no, però, scusa, no, questa storia non mi sta più bene. Cioè, cosa influisce il mondiale? A convenienza? Cioè, quando fa piacere a qualcuno e quando invece non gli fa piacere, no. Perché quando Messi ha sgraffignato il pallone d'oro a Milito e a Sneijder, che avevano fatto il triplete, Sneijder era pure arrivato in finale al mondiale, capocannoniere, e allora lì contava un cazzo il mondiale. Eccolo lì. Tra l'altro, quell'anno il Barcellona non aveva neanche vinto la Champions. Ha perso contro Milito e Sneijder. Appunto, non solo... Ma abbiamo detto Sneijder e Milito, giusto? Secondo me anche nel 2012... Iniesta aveva segnato il gol decisivo in finale della Spagna campione del mondo. Ragazzi, però non regge più questa storia del mondiale. Se per questo nel 2012 l'ha rubato anche la Drogba, anche se non c'era il mondiale, ma che ha vinto una Champions League da solo. Nel 96 lo rubarono a Del Piero. Nel 2014 poteva vincere uno della Germania. Dopo il Maracanazo che gli hanno fatto, vinto 7-0 contro il Brasile in semifinale, poi hanno vinto la finale 1-0 contro l'Argentina. Sì, segnò Götze, se non sbaglio. No, però forse l'ha vinto Cristiano Ronaldo quell'anno lì. Sì, forse l'ha vinto lui. Vabbè, poco cambia. Comunque, ragazzi, non regge. Stasera non regge. Allora, però, Marica, tu avresti dato Messi? Secondo me è una questione di merchandising. E quindi? Appunto, allora non è un premio serio. E quindi glielo danno a Messi, dato che potrebbe essere anche l'ultimo pallone d'oro che lui può vincere. Io spero che sia stato l'ultimo. E cercano di guadagnare ancora quest'anno quello che possono, perché intorno alla figura di Messi e di Cristiano Ronaldo c'è praticamente un giro di soldi, di business che fa comodo... per le entrate, insomma, per il calcio a livello mondiale. Quindi quest'anno sarà l'ultimo anno, secondo me, che lo vincerà Messi e loro, insomma, cercano almeno quest'anno di racimulare quello che possono. No, perché qua c'è lui che continua a vincere palloni d'oro a raffica e allora tutti gli altri sono Pippingham, sono Pippoland, sono Pippè, perché cioè, sono delle pippe, non vincono mai. Nonostante segnino caterve di gol, cioè ragazzi, Bellingham non è normale, è un alieno. Haaland l'anno scorso ha fatto il treble col Manchester City, segnando senza soluzioni di continuità. Mbappé in quella finale, proprio contro l'Argentina, nel mondiale, ha fatto tre gol. Nessuno aveva fatto mai tre gol nella storia del mondiale. Da solo si è ripreso quella partita. Certo. Da solo l'ho presa. Però a questo punto, Davide, allora te cambio la domanda. A chi lo avresti... Allora, la domanda resta sempre la stessa. Tu l'avresti dato a Messi. No, forse, scusami, Geoffrey Hurst nel 66 aveva fatto tre gol. Sì. Allora, comunque l'hai eguagliato. Allora, io ti dico, e poi argomento, ti dico, se devo dare la risposta secca, ti dico sì. Allora, io sul pallone d'oro l'ho sempre visto, senza fare il discorso commerciale che ha fatto Marca, il pallone d'oro è diventato una roba commerciale da quando è stato di fatto unificato dal FIFA World Player. Sì, ma poi è stato staccato di nuovo. Dove di fatto lo vince il giocatore più mediatico, più forte. Un tempo il pallone d'oro lo vinceva invece il giocatore, magari non il più forte, ma che si è distinto per qualche merito particolare. Certo. Infatti non è un caso che lo vincessero le meteore. Però se analizziamo l'ultimo anno luce, cioè partiamo dal novembre 2022 fino a oggi, sicuramente ci sono stati dei giocatori più decisivi di Messi nel corso di tutto, negli ultimi 12 mesi. Però capisco anche che mediaticamente, cioè Messi che fa vincere il mondiale con l'Argentina e riallaccia il filo con Maradona,
capisco che sia stato già di per sé quello una sentenza, per cui già dal 18 dicembre io davo per scontato che questo pallone d'oro l'avrebbe vinto Messi, indipendentemente da come si sarebbe sviluppata la stagione. Ale, tu favorevole a Messi? No, sono d'accordo appunto con il fatto che è una cosa mediatica ormai, non è più un premio attendibile come il miglior giocatore di sempre, nel senso. Lo vedo anch'io. Lo vedete più come un qualcosa di. Allora, vi leggo qualche messaggio, sì. Dai. Messi non ha di Spagna. Vabbè, no, questo no. Messi non gioca, deambula in campo, dice Fabio. Se devo fare la classifica dei migliori di sempre, sono Maradona, Pelé, Cruyff. Quello, bravo, vabbè, Cantella. È una roba che non mi piace, anche perché sono periodi diversi. Lorenzo che dice, vabbè, questo è chiaramente una provocazione a Cantella, perché quando vincevano Cannavaro, Paolo Rossi era serio. Ragazzi, Paolo Rossi, però. Ma ragazzi, ma Paolo Rossi è un mondiale Italia. C'è capocannoniere no, del mondiale. Ho capito cosa vorrà dire, probabilmente. Cioè, non erano i più forti giocatori del mondo allora, però. C'entra? No, secondo. E no, fermo, però. Secondo i precetti del pallone d'oro, che sono quelli che condividevo. Era il mondiale. Certo, giusto, lo dica Paolo Rossi. Perché vince, perché ha fatto l'annata migliore. Sì, ma lui secondo perché me. Perché vince anche la Serie A con la Juve quell'anno lì che vince la. Sì, che era tornato dal calcio scommesse. Sì. No, ma secondo me quello che voleva dire lui, lì spesso la lancia a suo favore, era che diceva se l'hanno vinto loro, intendeva dire che non erano i giocatori più forti. Ok. L'hanno strameritato in quel momento, ma come anche Messi non puoi dire che per il mondiale non l'abbia meritato, secondo me. Beh, ragazzi, di palloni d'oro rubati ce ne sono stati tanti altri. Qua qualcuno scrive Summer. Quello di Summer, di quello Stefano, di Pienadov. Vabbè, ma quelli erano meteori, infatti. Giampaolo dice Mbappé, Summer, qualcuno ricorda tante, 10 milioni d'oro gli danno la stella a Daniele, poi qualcuno dice se vabbè, anche Iniesta doveva vincere il pallone d'oro, scoprono ora che il pallone d'oro conta uno sponsor e politica. Cesare, veramente lo stiamo dicendo da diverso tempo, dicendo, una vita, e non dovevi dircelo tu che abbiamo scoperto noi oggi di sicuro. Quello sì, però secondo me è uno dei casi in cui non si può dire che sia meritato, secondo me. Allora, vabbè, qua ci sono un po' di. Però Marica invece non ho capito. Secondo te lo doveva vincere Messi? Cioè, perché tu hai fatto tutta una rilettura più politica. Però se mi doveste fare un nome. No, io l'avrei Messi, data Holland. Tu, Davide, se non avessi dovuto darlo a Messi? Beh, sì, fatto con quel triplete con col City, per cui sì, indubbiamente. Holland? Allora, io sì, Holland, però vedrei più di puntare anche. Come premiazioni giovani, tipo Birmingham, secondo me. Beh, che Mbappé comunque c'ha 20. Nel senso. Ha fatto già due finali di mondiali che hanno vinto. Beh, ma Bellingham, infatti, ha vinto un premio per, non so, per sì, la categoria dei giovani. Sì, ma sono quei premi per. Ha fatto più gol di tutti. Esatto. Mbappé per vincere il pallone d'oro deve andarsene da quel cimitero degli certo, elefanti. Il pallone d'oro è un qualcosa, ti ripeto, che è legato non al. Forse alla bravura del giocatore, o però tanto all'appeal, ecco, all'appeal che può avere la vincita. Deve aver fatto qualcosa sulla questione commerciale. Deve aver fatto qualcosa che lascia il segno nell'anno. No, però io non sono anche in disaccordo con qualcuno che scrive: vabbè, hai fatto tripletta in finale, ma l'hai persa. Sì, ragazzi, ma tripletta. Ma tu hai fatto 3 gol, ho fatto 8 gol in quel mondiale lì, ha fatto 3 gol in finale, trascinato no, da solo, ha ripreso la partita. Bellingham ha vinto il miglior gioco, era come già ci finita dice la partita prima che si accendesse Mbappé. Infatti Mbappé è arrivato tra si è acceso, terra, l'ha riaperta e in tanti dicono Haaland, si è capito che avrebbe vinto Messi quando hanno premiato Martinez e non Ederson che ha fatto il triplette con il City. Qualcuno dice perché si è andati proprio tutti in una scelta pro argentina. Ah, nel senso che è arrivato prima nella classifica, sì. Però vabbè, chi se ne frega, primo decimo, l'altro dodicesimo alla fine. Esatto, poi qualcuno che fa la sua personale scaletta, che dice Haaland, Mbappé, Krunic. No, Krunic anche Locatelli allora. Pallone d'oro vinto da un giocatore che al mondiale ha segnato solo grazie ai rigori, non è nemmeno stato nominato nella top 11 del suo campionato. Ligue 1, Messi, pallone d'oro, scandaloso e non è la prima volta. Ha fatto sette gol in quel mondiale lì. La cosa divertente è che 7 anni fa si diceva che Messi e Ronaldo avevano chiuso e Neymar avrebbe fatto incetta dei palloni d'oro. Bruno vabbè, Juventino. Neymar ha fatto incetta di feste. Allegri vincerà il pallone di Oronzo, ci dicono Marica. No, Pioli. Ok. Mbappé ha vinto un mondiale da solo, però il pallone d'oro dove? Bellingham, miglior giovane. Sì, Maldini, grande campione, ma c'era un certo Van Basten, perché qualcuno dice anche Maldini non ha vinto il pallone d'oro, ad esempio. Beh, ma tanti l'avrebbero, scusa. Vabbè, anche Baresi non Baresi, l'ha vinto. Anche Buffon non l'ha vinto. Esatto, qualcuno Buffon l'ha nominato dicendo se avesse fatto la scelta a Cannavaro di andare in B e Buffon a Real Madrid, magari lo può vinceva essere, Buffon. Però la scelta del pallone d'oro più sbagliata è stata quella quando doveva vincerlo Lewandowski. C'è stato ma l'anno lì, che no, doveva lì, vincerlo no, ma Lewandowski. Ma lì non l'hanno assegnato proprio. Cioè perché per la roba del codice? Perché ti contagiavi toccando il premio, andavi anche allo stadio. Lì lo doveva vincere lui, e non potevi me. Toccare un
cazzo di premio. No! Perché vabbè, però c'ha ragione, a Lewandowski l'hanno fatta proprio brutta. Proprio gliel'hanno Lewandowski. Cioè, gliel'hanno Lewandowski, bravo Ale. Quello è l'unico trofeo individuale di squadra che si può dire universalmente che sia stato rubato. Sì. Quello è proprio universalmente riconosciuto. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine. Grazie Marika Frusch. Ciao a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. E invece poi con gli altri appuntamenti? Ci vediamo giovedì ad Alta Quota dalle 19 alle 20, poi venerdì con Marika Risponde Alta Quota, insomma ci vediamo. Ah, c'è Marika Risponde venerdì? Certo. E devo fare la cosa con Lovati per prolungarlo per tutta l'estate, no, Marika Risponde. Perché no. Mi voglio guardarmelo dal mare, in spiaggia. No. No. In portoghese. No. Carrieri! Buonanotte a tutti. Soprattutto buonanotte a chi? A tutti. A Big Rom? No, per quello non... Esatto, Marika. Fabio ci dice ciao, ciao, buonanotte Enrico. Grazie ad Alessandro Crivelli. Buonanotte a tutti. Mercoledì prossimo con te. Gli ho già dato l'appuntamento. A mercoledì prossimo. Io sono stanco, Dantella. Anch'io. 30 secondi ci sono che ci dividono dal Canjao. Di cosa parla? Cosa dici quello là dietro? C'è Adri che ogni volta commenta là dietro in regia. Perché sarà contento perché ha vinto la Lazio al 97. Perché lui è un opinionista aggiunto. Sì, sì, stasera è molto contento. O sarà molto Immobile là dietro. Molto, come poteva segnare Immobile, ovviamente? Su calcio di... Beh, è un grande attaccante. Va bene, enorme. Buonasera, ci vediamo? Sì, certo. 23:30, io te, l'editore De Boni e Baldi. Quindi è un puntatone. È un puntantur, pensavo che no, dicessi. No, un puntatone. A proposito, mercoledì... Veloce, un secondo, Ale. Cambia la sigla. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Su Star Casino Sport trovi news, gossip, esperienze esclusive. Cerca Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere lo sport. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo, te la portiamo subito. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica la app Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. Glovo, tu ordina, ci andiamo noi. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni.